Ciao a tutti, oggi c'è un appuntamento con il Salotto Letterario e oggi parliamo di un artista non soltanto nelle lettere. Buonasera e benvenuta Susanna Benigni, che è la mia ospite di oggi. Buonasera a te Paolo e grazie per l'invito, davvero gradito. Grazie a te per essere qui, mi fa molto piacere anche a me. Allora, Susanna, io ho parlato di una artista molto poliedrica perché tu scrivi poesia, naturalmente parleremo di poesie, però ti dedichi anche ad altre forme di arte. Io devo dire la verità, teatro mi piace, nel senso che sono spettatore e vado frequentemente quando posso, però l'altra tua arte, cioè di pittura, io sono onesto, non capisco assolutamente niente. Cioè, posso apprezzare un bel quadro, però non sono assolutamente la persona più indicata se qualcuno chiedesse una valutazione, una critica. Meglio che vi sto zitto perché non saprei veramente da che parte cominciare. Invece tu, al contrario, anche in questo campo hai un'esperienza importante. Tu dipingi, hai anche partecipato, organizzato eventi anche nell'ambito, voglio dire, anche di situazioni di eventi importanti. Parlaci un po' di queste tue, prima di passare alla poesia, parlaci un po', diciamo, delle altre due forme d'arte, teatro e pittura. Scegli tu l'ordine che preferisci, naturalmente. Partiamo dalla pittura, che in realtà è la più recente forma d'arte che ho sviluppato e fatto mia. In realtà il tutto nasce, questa è una cosa curiosa, no? Che a volte piace, insomma, ascoltare e sentire sapere, il percorso. Nasce da una psicanalisi che io ho affrontato qualche anno fa, a causa di un amore violento che in qualche modo aveva turbato la mia sensibilità. E durante questo percorso la dottoressa, insomma, che ho avuto la fortuna un po' di incontrare, mi suggerì, dopo aver letto tutti e tre i miei libri, anzi no, i primi due perché il terzo non l'avevo ancora scritto, mi suggerì appunto di iniziare a dipingere, perché secondo lei le mie poesie erano proprio una rappresentazione di immagini forti che in qualche modo potevo anche riflettere su tela. Quindi ho iniziato per gioco, anche se poi questa vena artistica io ce l'ho sempre avuta, tanto che alle medie le professoresse, mi ricordo, indicavano ai miei genitori di mandarmi all'artistico perché questa ragazza è un'artista, perché invece giustamente sono stata inserita a ragioneria proprio, io i numeri zero però, e poi Anche io vabbè. dici, anch'io ho fatto ragioneria, tra l'altro, tra parentesi. No, io soltanto il primo anno, poi mi sono salvata nel senso che andai a parlare col grande preside Mari, che gli dissi: Preside, io non è proprio il mio settore. Dice, ah, Susanna, sei così brava effettivamente soltanto a matematica, ti vedo in crisi. Beh, si faccia una domanda, allora via, via. Siccome sei brava, allora quest'estate ti fai l'esame integrativo di latino e ti manda al liceo, va bene? Dice, va benissimo. E qui diciamo che grazie a questo preside la mia mamma capì che forse era il caso di mandarmi al liceo e non proseguire, insomma, ragioneria. Quindi la pittura nasce da questa psicanalisi e inizia per gioco. Durante il periodo di Covid, ricordo l'anno del Covid, sono rimasta ferma un anno per il lavoro, appunto perché il resort dove io gestivo la boutique è rimasto chiuso perché comunque lavoravamo molto con il turismo americano, comunque estero, e quell'anno ovviamente fu preferibile lasciarlo chiuso. Quindi ricordo che passai tutta l'estate a casa. Essendo appunto una persona estremamente dinamica, insomma, questo dover stare rinchiusa per me era veramente soffocante. Al che iniziai ad ordinare tele e colori, iniziai comunque a provare a dipingere, feci 80 quadri in quell'anno, tant'è che poi è diventato proprio un business. Tanta. Si è monetizzato all'improvviso perché poi ho sempre avuto una spiccata capacità di utilizzare i social, no? Come autopromozione e quant'altro, e quindi sono riuscita ad avere i miei primi. Come dire, brutto chiamarli clienti perché l'arte in realtà non si vende, no? L'arte sì. Mecenati. Quindi sì, ma anche persone che apprezzavano comunque quello che io già facevo, non necessariamente mi chiedevano di fare qualcosa per loro in particolare, rimanevano colpiti dalla mia rappresentazione delle cose, dei pensieri, che come poi dicevo precedentemente, tutti i miei quadri sono correlati comunque alle poesie o a dei pensieri, a degli scritti, a delle elaborazioni profonde. E quindi hanno iniziato insomma ad interessarsi alla mia arte e da lì ho ricevuto varie chiamate per galleristi importanti, comunque addirittura anche da New York, perché ricordo una volta feci una sponsorizzazione
targettizzando comunque le città come Londra, New York, e ricordo che Agora Gala mi scrisse: ah, Susanna, guarda, c'è un corso che facciamo selezionando online, selezionando degli artisti emergenti, ti va di partecipare? Dissi sì, che mi ricordo alle 2 di notte, perché chiaramente c'è il fuso orario, no? Sicché questi corsi restavo sveglia, facevo le moche di caffè e dallo studio dipingevo insieme ai professori, è stata un'esperienza bellissima. Quindi chiaramente io lavoro, sono appunto come sai una retail manager, quindi non è che posso fare dell'arte in generale il fulcro della mia esistenza, è sicuramente qualcosa di fondamentale per me, parallelo al mio percorso proprio di crescita personale, tanto quanto il lavoro, però non è che posso dedicarmi al 100% a quello, per cui eh sì, un lavoro, ma un pochino più marginale rispetto a quello principale, che chiaramente ci serve per Per vivere in campare. società faticosissima come la chiamo io. Sarebbe un mondo perfetto se potessimo vivere solo d'arte. Direi proprio di sì. Adesso due parole anche sul teatro, però, dai, prima di passare alla poesia. Sul teatro ho iniziato da piccolissima, nel senso avevo tipo 12 anni, 13, e mi ricordo ero la mascotte del gruppo. Ho iniziato con l'improvvisazione teatrale, e quindi avevamo questo gruppo con cui facevamo spettacoli, match si chiamavano all'epoca, match di improvvisazione teatrale, a Milano, Bologna, Napoli, era proprio la squadra di Chianciano Terme, dove appunto la cittadina dove io sono cresciuta. E ricordo che proprio al liceo, quando andai in seconda lì, avevo il permesso del prese per uscire il sabato, tipo a mezzogiorno, perché mi passavano a prendere i ragazzi della compagnia, magari andavamo, che ne so, a Torino piuttosto che a Bologna a fare spettacoli. E insomma è stata un'esperienza molto forte, mi sono co confrontata sempre con persone più grandi di me, quindi comunque anche a livello culturale il mio intelletto era spremuto, perché insomma ero comunque una bambina, avere una capacità dialettica non era sempre facile, ero comunque preda degli umori, per cui è stato un bel percorso di crescita, un po' forzato a quell'età, probabilmente preso troppo un po' sul serio, no? Per quello che poi ero arrivata a fare. E infatti a un certo punto, quando ci ho avuto insomma la crisi adolescenziale, dopo appunto la regia che feci, tra l'altro insomma è venuta molto bene al teatro Poliziano a Montepulciano con la compagnia dei Collazzi, ho preso un break, ho detto no, ora Susanna, ora cioè, trovati, ritrovati, perché ti sei persa dietro a tutti i testi, dietro a tutti i personaggi, dietro chi sei diventata, perché poi si assorbe un po', no? Io ho questa sensibilità fortissima che riesco ad assorbere veramente tutto, dai dialetti piuttosto che le emozioni, quindi in qualche modo ti penetrano, ti si cuociono addosso, e a volte, insomma, quando non si hanno gli strumenti empirici per sostenere tanta energia, si rischia poi di perderci, e quindi è Però stato. diciamo che ancora, credo che l'energia non sia una cosa che ti fa difetto, si capisce anche da come ne parli delle cose, secondo me, che invece c'è proprio la passione. Adesso sì, perché poi bisogna anche imparare un po' a canalizzarla, questa energia, sicuramente poi con l'età, con la maturità, con le esperienze, con le sofferenze, con le gioie, si riesce un po', no? A fare un collage quasi esatto e bilanciato di quello che si è stati e si sarà probabilmente, no? Però Assolutamente sì. E ragione. adesso passiamo alla poesia, per l'appunto. La poesia, tu hai pubblicato finora, ne parleremo naturalmente adesso, tre sinossi. Io leggo brevemente i titoli. Allora, nel 2018 esce La Venere Arguta, eccolo qui, così andiamo, vediamo anche in diretta. Nel 2019 è la volta di Antologia del Sentimento, perfetto. Chiedo scusa. E nel 2021 arriviamo a Disagio Universale, che è l'ultimo. Fino adesso è l'ultima in ordine di tempo che hai pubblicato, giusto? Sì, esatto, Disagio Universale è l'ultimo in ordine di tempo, sì. E poi vale, ce ne arriveranno anche altri, sicuramente. Però diciamo, restiamo al presente, dai. Diciamo che per ora sono tre in attesa di aumentare il loro numero. Ecco, c'è, diciamo, qualcosa che unisce queste tre raccolte oppure sono figlie di momenti o di fasi diverse? Perché in genere un poeta ha anche le sue fasi, per così dire, no? Però un filo conduttore. Tanto che si parte dalla Venere Arguta, che come l'incipit è riflessioni estemporanee, vuoti di memoria, fiorita in pass di una gatta dall'isola di Man. Questo è un po'
l'incipit proprio del percorso di questo filo conduttore e parla un po' di me, delle mie esperienze adolescenziali e post-adolescenziali, non solo in chiave poetica, ma anche in chiave più narrativa. Addirittura io ritengo che ci siano anche dei piccoli sketch teatrali da sviluppare, sì, che parlano di cose comuni, no? Come può essere il ritardo piuttosto che questa non coincidenza dei tempi, no? Nella vita e nelle cose, perché i tempi sono fondamentali. Oppure ce n'è uno che parla del rapporto tra uomo e donna, di questa incomunicabilità di base, di partenza, no? Quindi sono un po' particolari, però visti in chiave adolescenziale, capito? Da ragazzina impertinente. Quindi mi piace perché c'è questa base di Susanna che poi è un po' rimasta nel tempo in realtà. Poi andiamo ad Antologia del Sentimento. Tra l'altro questo libro ha vinto il primo premio, il quarto concorso letterario di Città di Siena e ha una bellissima prefazione del professor Ricci e la postfazione di un artista, nonché regista e anche attore, con cui ho lavorato tanto quando ero piccola, che si chiama Francesco Burroni, che è stupenda questa postfazione, si chiama Il corpo della poesia. E mi piacerebbe magari leggertela al Sì, volo. volentieri. Anzi, facciamo una cosa, prima di passare a parlare della, diciamo, dell'ultima annata in ordine, leggiamo un passaggio di questa postfazione. Finisco solo il discorso del filo Prego, conduttore. prego. Il libro, diciamo, viene dedicato a mio babbo, tant'è che ieri è stata la festa del papà, quindi È per felicitarlo. vero, ieri è il 19 marzo, Papà è giusto. un uomo meraviglioso, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ma ha lasciato un amore incondizionato per la vita, che veramente questa è la rendita che un genitore, che io auguro a tutti i figli di avere da un genitore. E quindi l'ho dedicato a lui questo libro, tant'è che c'è scritto a mio padre e alla vita, nostra inesauribile musa. E poi l'altro filo conduttore è la mamma, perché qui siamo, diciamo, cosa ci caratterizza a noi, di cosa siamo frutto, dei nostri genitori, di noi stessi, di un'evoluzione che è sicuramente determinata da fattori ambientali, sociali, ma anche educativi. Quindi io ho sempre avuto questo legame di amore, di profondo rispetto, di grande devozione per i miei genitori, che ho sempre vissuto un po' come genitori, un po' come figli, un po' come fratelli, un po' come estranei, come probabilmente tutti, ma questo rapporto così viscerale che ho voluto affrontare, che ho voluto risolvere, per instillare in me quei paletti inossidabili, che sono quei valori che mi hanno trasmesso, per cui li ringrazierò sempre, per cui c'è Susanna, nonostante la vita, i suoi alti e bassi, nonostante. E quindi grazie ai miei genitori, a loro ho voluto dedicare queste opere. Comunque, Grazie, bel pensiero davvero. ti leggo la postfazione di Francesco Burroni, che è bellissima, di Antologia del Sentimento, e si chiama Il corpo della poesia. Sì, certo, per parlare di un testo letterario non ci si dovrebbe far influenzare dalla biografia dell'autore, ma riferirsi solo alle parole che l'autore ha scritto, isolandole dal resto del mondo. Ma quando si ha la fortuna di conoscere direttamente l'autore, o l'autrice come in questo caso, leggendo i suoi versi non si può fare a meno di pensare ai suoi grandi occhi e ai suoi capelli neri come l'inchiostro, come la notte. E ci si immagina che proprio durante una notte di sogni tranquilli o agitati, i suoi capelli si trasformino in linee e poi in parole e siano essi stessi a comporre i suoi testi. Il corpo della poesia, la poesia che viene dal corpo, dal sangue che pulsa, dai polmoni che respirano, dai nervi che si tendono come frecce per scagliare sulla carta le loro lettere, le loro parole, le loro frasi. Questo si sente nella poesia di Susanna Benigni, non un astratto vagheggiare di cieli, cuori, amori, ma una carnalità penetrante che non si limita a gratificare la vista, ma che affonda la sua lama di versi nella carne viva del lettore. Le poesie hanno un corpo. Le lettere sono fatte di carne, un corpo a volte tenero, affettuoso, altre volte scontroso e battagliero, un corpo che comunque ti avvolge, ti stravolge e ti penetra. A volte i versi si trasformano in carezze, come quando parla del padre, immensamente amato e da poco perduto. Altre volte si trasformano in graffi, come quando si rivolge ad un uomo, che è forse un insieme di tanti uomini al quale non chiede, ma pretende amore, ascolto, attenzione, rapporto o anche scontro, ma mai indifferenza. Perché se l'amore per un padre è tenerezza, l'amore per un uomo non può che essere tempesta e amoroso conflitto. E sembra di vederla l'autrice in preda a un turbinio di versi sulla sua barca a vela in mezzo al mare, Mediterraneo, solcato un tempo da Ulisse, mentre insegue il suo bel marinaio, che come tutti i marinai un po' si concede, un po' fugge a cacciare la sua balena bianca o a cercare un'altra Circe.
E in questa narrazione poetica, lei non è certo Penelope che sta lì ad aspettare il ritorno del suo eroe, ma si trasforma in sirena e non canta ma incanta, e scrive dei versi così musicali che aspettano solo di diventare canzone o romanza o urlo di amore disperato. E leggendo i suoi versi, ogni donna si sente sirena e ogni uomo marinaio, e ognuno può vivere una propria personale odissea. Bella, bella davvero come testo. Complimenti anche a questo autore. Ascolta, visto una idea che mi è balenata nella mente proprio mentre stavi leggendo, visto che ieri appunto era la festa del papà, auguri attentamente a tutti i papà che ci seguono, sia quelli che, grazie a Dio come il mio, ci sono ancora, sia quelli che purtroppo non ci sono più, però comunque, come dici tu, hanno lasciato un'importante eredità. Una poesia tratta da questa antologia che è dedicata alla figura del papà. Che dici? La leggiamo. La leggiamo. Allora, ce ne sono tante dedicate a Sì, lui, no, però certo, scegli tu quale, naturalmente. quella un po' più. Eccola. Perché lui era un po' così. Se dovessi descrivere mio padre con una sensazione che mi ha lasciato, è questa. Tra l'altro, l'ho scritta a Nizza, ero andata a trovare una mia amica anni fa. E ero lungomare in un locale che bevevo uno spritz. Bellissima città, tra l'altro. Nizza è stupenda. È bellissima. Allora, Scusate, oggi. sì, sento un po' cagionevole. Ero appunto su Capito. questo lungomare, in questo locale, a un certo punto c'era questo cielo limpido, bellissimo, di un blu che non era ancora notte, era, ma così bello. A un certo punto c'era una stella bellissima che brillava, enorme, solo lei. Perché ebbi queste ispirazioni? Sì, no, quello è mio babbo che mi guarda, che mi dice: sta attenta a Nizza che c'è banda, occhio a dove vai, va a letto presto, cioè, capito? Come se me lo sentissi ancora, bellissimo. Sicché mi fissai a guardare sta stella, nonostante la mia amica mi guardava, mi ma che fai, sei in trance? Dico: aspetta, dammi 5 minuti, perché io poi sono lì che spippolo col telefono. Quindi, mio padre, c'è una stella che mi guarda, ho capito che sei tu. La mia luce gagliarda, da un po' sospesa nel blu. Sei il mio cielo in ogni dove, ogni segno all'improvviso, che riconosco e mi commuove, il mio bene indiviso. Mi appare altrove come può, e l'anima tua per me nel cosmo, sempre nel tempo mi godrò, a dispetto di uno spasmo che ti ha portato via e mi ha lasciato l'allegria. Perché mio padre era una persona che amava la vita. Nonostante fosse stato del 37, avesse vissuto la guerra, la fame, la povertà, è stato un uomo che si è fatto da solo, con un amore verso gli altri, un amore per la vita. E quindi era una persona estremamente allegra, anche troppo, no? Per cui mi ha lasciato questo sorriso che non vedrà mai spento. Questa è una promessa che gli ho fatto e che manterrò in eterno. Bellissima. E adesso passiamo all'ultima, appunto, dicevo, nata come raccolta. Dunque, cosa ci racconti della tua ultima fatica letteraria in questo caso? Questa fatica letteraria è stata dedicata a mia mamma, con cui ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale. Poi, che c'entra la mia mamma? L'amo, è la mia regina, è la figlia che non ho, è tutto per me. Poi, crescendo con la maturità, i genitori si imparano ad amare davvero con gli giusti strumenti. È nato per via di un amore malato con un narcisista. E quindi mi ha scaturito, diciamo, dei dolori che io ancora non avevo superato, non avevo affrontato con la maturità di una donna, ma rimanevo attaccata a quella parte, no, di bambina vittima che magari aveva vissuto un amore incompleto con la mamma, tutta un'incomprensione profonda trascinata negli anni. E quindi l'ho dedicato appunto a lei. E con cui, ripeto, ad oggi è un rapporto bellissimo, insomma, nel limite ovviamente ognuno ha la sua vita, ma ci siamo l'una per l'altra nel momento del bisogno. E il succo di questo libro è appunto Disagio Universale, no? La poesia che inaugura questo libro. Se vuoi te la leggo così almeno. Certo, te lo stavo dicendo io. Allora, e poi considerando che appunto è stata dedicata a un amore malato che ha riaperto alcune ferite, recita così. Tra l'altro, sai cosa, prima di lasciarti spazio per la lettura, sai cosa mi viene in mente? Che io pochi giorni fa ho avuto una lunga intervista, io oltre che di opere letterarie, diciamo che ultimamente in questo canale mi sto occupando anche
di questioni sociali o anche di storia, geopolitica. E ho avuto questa lunga intervista con due persone, tra l'altro molto autorevoli entrambe. Una era Daniela Cavallini, che fa la formatrice e la psicologa, e l'altro era l'avvocato Castagni. Abbiamo parlato, penso, proprio di, diciamo, del contesto dei cosiddetti amori malati, perché abbiamo parlato delle truffe sentimentali. Tra l'altro, approfitto anche per dire che avremo anche altri incontri, sicuramente con Daniela, ma anche con altri esperti. Anche con l'avvocato Gassani, spero che torni, naturalmente, che è stata una presenza davvero molto, molto autorevole e molto interessante, aggiungo io, proprio perché questo tema dell'amore malato, inteso a volte anche come truffe, a volte anche come stalking, a volte come fenomeni anche, forse si è parlato proprio anche del narcisismo, ecco perché mi è venuto in mente, sono questioni secondo me interessanti di cui bisogna sempre parlare, perché purtroppo sono fenomeni in crescita e fenomeni che a volte hanno anche dei risvolti purtroppo legali, ma anche se non si arriva a quello, comunque sono sempre storie un po' tormentate, mettiamola così. Sì, Incisive, sì, non lo nego, incisive anche, sì, certo, assolutamente. assolutamente sì. Prego, adesso leggiamo. Disagio universale. Mi ripristini il disagio a cui i miei occhi oramai maturi sanno dare il giusto peso. Ti è mai capitato di accettare un ruolo incapace del tuo stesso destino? A me sì, ed è così ingiusto. Innaturale come l'amore che non mi sai dare. È un ballo disfunzionale che intreccia passi sgraziati e fluisce sulla pista del cuore come un tacco sgommato che stride l'instabile smania ed estinta indulgenza. Scivola come cuoio su giorni assenti e strina senza balsamo crespi nodi nuovi. E in questo tango senza sconto ti trascino al mio petto, perché niente fa più male di una sventura che sa di lotta a cui non mi so arrendere e che si danna di disarmo e si concede al solito dolore che incide nel suo tempo, ininterrottamente. Come ogni lacrima che non si può contare, che scende e sceglie di farsi bastare qualsiasi notte bagnata, ma non come vorrebbe. E questa Mi è piaciuto moltissimo anche il finale, devo dire, intenso e anche con una bella metafora dietro. Almeno essendo la prima volta che la sento, io l'ho interpretata così e l'ho letta così. Poi non so se ho azzeccato o meno, però sa, mi sembra ecco, molto, molto, molto davvero bella e anche toccante. No, veramente sono. Benvenga qualunque modo in cui si parli di queste cose, anche la poesia può essere, anche le opere di narrativa, anche la poesia possono essere sicuramente utili, anche perché, l'abbiamo ricordato anche con l'intervista, purtroppo ci sono situazioni dove queste cose non vanno neanche a finire tanto bene, eh? Quindi, Esatto. so, ahimè, Preservarsi. parlare delle cose è sempre importante, in un certo senso canali come questo servono anche. Non solo a quello, per carità, però anche a quello senz'altro. Beh, abbiamo parlato, o meglio ancora, abbiamo letto una poesia dedicata al papà, mo leggiamo pure una dedicata alla mamma, già che ci siamo. Certo. Allora, ti leggo Bambola. Bambola. È bellissima, secondo me, cioè, racchiusa tutta la dolcezza con cui io guardo adesso la mia mamma, però la devo un attimo trovare che non mi ricordo ovviamente. Prego, prego. Vediamo un attimo dove è bambola. Non mi ricordo mai il. Eccola, la mia bambola. 69. Eccola qua. La mia bambola. E poi arriva il tempo in cui non penso, non penso più e ti prendo in braccio e ti cullo e ti trastullo col sorriso più profondo, come fossi la mia nuova bambola, quella bambola che ho tanto desiderato, come quelle che mi compravi a rate, sola e spiazzata, spezzata da una forza che si era spenta. E il tuo dovere restava cieco dei miei bisogni più sani e si spendeva sciocco in giochi per scacciare negazioni riflesse, perché il dolore non intaccasse i miei svaghi. Quegli spazi poco liberi in cui asciugavo i pianti adulti con l'innocenza e l'inconsapevole dignità di chi non sa dare un nome al dispiacere. Adoro viziarti come viziavi me di bambole. Onoro ritrovarti in un ruolo rovesciato dove stai più comoda e dove il mio tempo può colmare i tuoi vuoti, quelli a cui mi hai condannata senza saperlo, e che potrò riempire solo vivendoti da ora in poi, dimenticando con tutto l'amore che posso. Questa. Bella, bella, assolutamente. Complimenti. Dai, abbiamo ancora qualche minuto.
Anche il tempo di un'altra, stavolta scegli tu, le altre volte ho chiesto io, stavolta scegli tu quale è l'argomento, dai, io non dico niente. Che dire, guarda, sono così affezionata alle mie poesie che mi dispiace pure, magari. No, vabbè, tutte non le leggiamo, anche perché chi se vuole leggere tutte compra il libro, giustamente, beh. Guarda, te ne leggo una che si chiama Specchio Contrario, che è una poesia che mi fa riflettere molto sul rapporto uomo-donna, sul rapporto di relazione e anche sulle persone in generale. Uno la può interpretare un po' come vuole. Uno specchio contrario, no? È quello che c'è oltre l'apparenza, anche a livello di comunicazione. Ci sono tante persone che non riescono a comunicare il loro essere delle belle persone, perché ma siamo tutti il frutto di qualcosa che abbiamo vissuto. Magari c'era mio padre, che a vederlo così sembrava un burbero, poi aveva un cuore esagerato, persona più buona del mondo, no? Oppure a volte capitano quelle persone che sembrano meravigliose e poi sono delle carogne che veramente, mamma mia, ne basterebbero la metà. E più ce ne sono. E allora la sensibilità è quella roba che è collegata al cuore e in qualche modo ti aiuta a riconoscere questo specchio contrario. Anche nel momento in cui non è uno specchio contrario, ma riflette esattamente ciò che è, no? E quindi io ho scritto questa poesia un po' per tutti, correlata ad un quadro che tra l'altro ha vinto anche un premio, il premio Guglielmo qualche anno fa, e parla appunto di questa incomunicabilità barra comunicazione, no? Che non tutti riusciamo a riconoscere l'altro. Ecco, io auguro con questa poesia a tutti di riconoscere l'altro per quello che è, non per quello che appare o sembra. Tutto qua. E si chiama Specchio Contrario. Riflessi orizzontali di anime verticali, inverti la mia destra sulla tua sinistra. Smontami le false idee con ragione arbitraria e le direzioni inverse restituiscimele. Mostrami l'immagine di ciò che hai di fronte, quando i tuoi raggi si rifletteranno in me. Chiedi al tuo riflesso di non mostrarmi ciò che vedo, ma di vedere ciò che ho visto ancora prima di voltarlo. Mostrami ciò che vedi, specchiami profondità bidimensionali. Esiste un mondo opposto dentro allo specchio. E se il tuo doppio è vinto da un sentimento, anche se mi amasse con un po' del suo amore, non potrei sentirlo. Sarebbe al contrario, o no? Una roba tutta, eh? Bel finale anche in questo caso, complimenti. E adesso in chiusura io la chiamo un genere la chiamavo a suo tempo, la riprendo a chiamare adesso la domanda di servizio, cioè dove li possiamo acquistare i tuoi libri e per quanto io sia il fan del formato cartaceo, faccio sempre anche la solita domanda se esista di questi libri anche la versione elettronica, il formato ebook. Allora, esistono sia versione ebook che formato cartaceo, si possono acquistare tutte e tre nel sito della casa editrice, oppure sia in formato cartaceo che ebook, oppure su tutte le librerie, ordinandoli ovviamente, perché non tutte penso che Certo, insomma, ce però l'abbiano. l'acquisto tramite la libreria mi prometto sempre di suggerire. Ah, non abbiamo nominato la casa editrice, so che mi sta... con quale casa editrice? Le Mezzelane, che conosco bene perché tante volte ho ospitato loro autori e autrici, quindi devo dire complimenti perché fanno anche un bel lavoro. Ho veramente intervistato tante persone che hanno scritto veramente cose molto interessanti, sia nel campo della narrativa che anche in questo caso nel campo della poesia. Stai già lavorando a qualche cosa, qualche altra raccolta, qualche vantato, tanto un poeta ce l'ha sempre, no, diciamo, non una, ma 1.000 poesie nel cassetto. È un vizio che non si perde, è un vizio, guarda, proprio imprescindibile, quindi sì. Allora, Mari, ci rivedremo con la prossima raccolta. E poi, naturalmente, anche, ecco, visto che ne abbiamo parlato all'inizio, concludiamo anche con questo. Hai per caso adesso spettacoli, teatrali o mostre, di pittura o comunque eventi collegati alle altre due arti di cui abbiamo parlato in vista? Ci sono tanti progetti, ma in realtà in questo momento voglio focalizzarmi su un back to school. Avrò un mesetto e mezzo in cui sarò assorbita da un corso, da una borsa di studio che ho vinto, quindi tra l'altro informatica, per cui insomma sarà bello impegnativo e non avrò modo di poter in qualche modo servire questa mia passione che è l'arte. Poi dal mese di maggio ci sono dei begli eventi, magari insomma li troverai sponsorizzati sul mio Facebook o sul mio Infatti LinkedIn. ricordiamo tra l'altro che chi volesse contattarti o comunque chi volesse anche essere aggiornato
sulle tue attività, ti trova tranquillamente sui social. Tu sei presente su Facebook, su Instagram anche ci sei? Sì. Ok, benissimo. Allora, so, avete tanti modi per tenervi, tra virgolette, aggiornati sull'attività di Susanna. Grazie, allora. Piacere Grazie a te Paolo, è stato davvero un piacere, complimenti per questa attività mio. che trovo davvero funzionale, alla Speriamo, e infatti, guarda, ne approfitto in chiusura, faccio anche un po' di pubblicità. Ricordatevi, questo canale è totalmente, io insisto sempre, è totalmente gratuito, però se volete, diciamo, fare così una cosa utile e gradita per me e anche per le tante persone che ospito, ricordatevi sempre like al video, condivisione del video, l'iscrizione al canale, tanto sono tre cose che non costano assolutamente niente, però possono essere utili, da fare, richiedono tutto sommato pochi secondi, quindi neanche a dire che c'è tanto impegno neanche nel fare una cosa che oltretutto continuo a dire non costa assolutamente nulla. Grazie ancora, Susanna. Grazie Grazie a te, buona serata a tutti. a tutti, buona serata.